Al Mazzolo di Sant'Arcangelo, Riviera United del Conca danno vita a una sfida da categoria superiore. Le emozioni non latitano già in avvio di gara. Il retropassaggio azzardato da Saponi favorisce l'inserimento di Pecci, che viene stoppato in uscita da Mussoni. Dalla bandierina però tre minuti più tardi arriva il vantaggio ospite firmato dallo stesso Pecci. Il Riviera United risponde con una punizione di scatolari sventata da Masini. Sulla ribattuta Manfroni alza la mira. Da un'altra punizione il portiere Masini viene chiamato al miracolo, ma nell'allungo si infortunia, sarà costretto a lasciare spazio a Benedetti. Prima della mezz'ora un altro errore difensivo scaturisce il raddoppio ospite, firmato in questo caso nuovamente da Pecci. La partita riserva emozioni infinite, Petrucci spara in porta, Benedetti non trattiene sulla ribattuta, Manfroni calcia a botta sicura, ma Benedetti è super nella deviazione in corner. Nella ripresa lo scambio Pecci-Monaco porta al triste la formazione ospite. Il Riviera United rimane in partita, Manfroni tenta di riaprire i giochi, ma Benedetti appare un muro invalicabile. Dall'altra parte Piccheri a chiamare l'attenzione Mussoni. Sul ribaltamento di fronte Riviera si procura il rigore per dimezzare le distanze, non a caso dagli 11 metri Polverini non sbaglia. Il gol fa bene agli uomini di Andruccioli, che sfiorano la nuova marcatura in altre occasioni. Polverini trova Benedetti pronto alla respinta. Saponi poco dopo apre per Manfroni, che non inquadra lo specchio della porta. Al 70° si infortuna Balducci, sarà necessario l'intervento dell'ambulanza. Manfroni viene espulso per proteste, ma nei finali del Conca Secret Poker lo scatenato Pecci in velocità approfitta nei migliori dei modi di un'altra leggerezza difensiva. Chiude il match questa staffilata di succi respinta da un super Benedetti.